Buonasera, iniziamo il test driver di questa Mercedes classe B 170 benzina. La vettura ha percorso 78.904 per veramente pochi chilometri. Motore molto robusto, distribuzione a catena, adatto per renderla GPL ed ecologica. Molto bene, una slitta, non fa rumori anomali. Poi vediamo i vetri anteriori. Questo è l'allestimento sport, come vedete ha le cromature e tutti e quattro i vetri elettrici e anche la i cerchiari 17. Ok, tutti e quattro funzionano. Poi regolazione degli specchietti, sinistro, ok, destro, bene anche a destro, poi computer di bordo, manutenzione tra 18.000 km, nessun guasto, vediamo l'aria condizionata che è già accesa, esternamente fa 31 gradi. Uscita 11, ventilazione, radio, stazione, stazione qua, penso. E soprattutto 2020, il raffronto. Okay. Cambio stazioni, perfetto, anche i comandi al volante funzionano. Direi che è tutto perfettamente funzionante. La vernice è ben lucente, anche i fari perfettamente lucidi, linee perfettamente parallele, si vede che non è mai stata riparata. Come dicevo, il cerchio era 17, leggeri segni, ma proprio piccolissimi, posteriore sinistro, difficilità da vedere, da intravedere, anche qui leggeri sul posteriore destro. Direi che di carrozzeria è ottimo, anche di carrozzeria. Vediamo le gomme, 7 anche da destra, 7,3 posteriore destra. Tre posteriore sinistra, 7,4 anteriore sinistra, internamente veramente in ottime condizioni, sono le
leggero segno sul sedile, classico per tutta la Mercedes alla pelle. Volante in pelle perfetto, anche tutta la strumentazione, la console centrale, pomello, tutto perfetto. Gli esteriori. Silenzioso, ben equilibrato, tutto perfettamente originale, mai ritoccato, tutti gli attacchi originali, non ci sono né manomissioni né riparazioni né trasuri, tutto perfettamente originale. Olio è ben pulito, infatti sarà appena costruito, c'è un tagliando, vedere, c'è un tagliando messo a parte. 2020 a 78.700 euro. Auto perfettamente in linea con l'anno in chilometraggio, anzi anche molto meglio, i suoi 78.905.